processo di autoriforma della politica messo in campo da Forza Italia, che prevede proprio la ricostruzione dal basso di forme di partecipazione assolutamente innovative. Faccio un grandissimo in bocca al lupo ai 200 volontari che spenderanno una parte del proprio tempo prezioso in queste settimane in giro per l'Italia. Sono volontari nel senso reale del termine, gente che per passione, per amore e per i propri ideali combatterà questa battaglia in giro per l'Italia. Non vengono pagati da nessuno, molti di loro prenderanno una pausa dai loro studi, dalle loro attività economiche, dagli impegni familiari, per dedicarsi a portare a casa questo straordinario obiettivo che ci siamo dati. Ci rincontreremo il 27 marzo e faremo un bilancio complessivo di come sono andate le cose in giro per l'Italia. L'obiettivo è quello di arrivare a 12.000 club per le ragioni che dicevo prima. Partiamo da una base attuale di circa 8.000 club e quindi l'obiettivo è quello di realizzare in 5 settimane almeno 4.000 nuovi club, soprattutto nelle parti d'Italia che oggi ne sono sprovviste. Credo che questo qualcuno l'abbia considerato una follia l'8 dicembre, piano piano è diventato un sogno, ora sta diventando un progetto. Il 27 marzo siamo certi che grazie al lavoro di questi ragazzi sarà una realtà straordinaria con cui tutta l'Italia democratica dovrà fare i conti, perché i club saranno la voce e la forza nuova e il sangue nuovo e la linfa nuova di Forza Italia. Chiederei anche agli amici Enrico Pianetta, Grazia Calabria e Simone Furlan, che rappresentano anche le strutture che collaborano alla riuscita di questa missione, di prendere la parola per un breve cenno di saluto. Simone Furlan.